Ha chiesto di parlare il senatore Bagnai, ne ha facoltà per 6 minuti. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente Alberti Casellati, signor Presidente del Consiglio, approfitto di questa discussione generale per sottoporre a voi e all'Aula due punti di attenzione, uno in una prospettiva di breve e uno di medio termine. Credo che sia nostro dovere staccarci dalla contingenza e guardare avanti, perché prevenire è certamente meglio che curare, anche se questo, come argomenterò, non significa che la profilassi possa sostituire o cancellare la terapia e viceversa. Ciò vale sia per il corpo umano che per il corpo sociale. La riflessione a breve riguarda la strategia di contrasto al Covid-19. A distanza di più di un anno dalla sua comparsa, possiamo dire di avere a che fare con una malattia estremamente grave e insidiosa, ma che in una grande quantità di casi ha dimostrato di essere curabile se affrontata per tempo. Ciò non vuol dire ovviamente che non si debba fare tutto quello che si sta facendo, di cui le siamo sinceramente grati per prevenirla, ma che non si capisce perché non si veda un impegno apprezzabile da parte delle istituzioni nel curarla, cioè per essere inequivocabilmente precisi nel promuovere quelle terapie domiciliari precoci su cui ormai abbiamo un'ampia messe di riscontri empirici e su cui il nostro gruppo ha a più riprese e con vari strumenti attirato l'attenzione del governo, interlocuzioni informali, interrogazioni, mozioni e oggi anche un impegno nella risoluzione di maggioranza. Mi ripeto per la massima precisione, terapie domiciliari, cioè che non richiedono e in effetti in moltissimi casi documentati scongiurano l'ospedalizzazione, e precoci, cioè che non intervengono solo dopo un peggioramento della situazione. Voglio osservare che se nostro Signore o l'evoluzione naturale, lascio scegliere, noi siamo per la libertà anche di culto, insomma se qualcuno o qualcosa ha disposto che il nostro organismo reagisca a certe intrusioni alzando la propria temperatura corporea, un motivo ci sarà. E non sarà del tutto sbagliato, visto che da scimmie arboricole siamo diventati individui coscienti. Viene quindi un po' strano pensare che l'unico consiglio che un ministero sicuramente popolato da persone coscienti e coscienziose sta ancora dando a chi ha la sventura di essere attaccato da questa grave malattia sia quello di aspettare il peggio, reprimendo con antipiretici l'unica reazione naturale del nostro organismo, quando esistono altre strategie terapeutiche sperimentate. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con i pur utili fondi che il PNRR destina al tema della sanità territoriale, tant'è che anche in assenza di questi fondi alcuni medici di medicina generale si sono organizzati e reagiscono salvando vite nel rispetto del giuramento di Ippocrate e nel pieno e legittimo esercizio di un'altra libertà, quella di cura. E anche qui voglio essere estremamente chiaro, non si tratta di promuovere assolutamente il fai da te, come qualcuno ha detto, ma di coinvolgere e valorizzare i medici di base, la loro libertà di proposta terapeutica, basata sulla conoscenza che essi hanno dei loro pazienti. È esattamente se non si fa così, cioè se non si promuovono e disciplinano a livello istituzionale le terapie domiciliari precoci, che si incentiva il fai da te, esponendo oggettivamente a rischi. Ma va anche detto, sine ira et studio, che se va prevenuto il potenziale fai da te dei pazienti, forse andrebbe anche gestito un certo fai da te ministeriale che ultimamente è parso di vedere ad alcuni nella nota vicenda dei cocktail, insomma, su cui mi taccio per carità di patria. Confidiamo in lei perché la razionalità prevalga. Se non dovesse prevalere, temiamo che la strada sia segnata. Se non si provvedono nuovi posti letto e non si prevengono le ospedalizzazioni, c'è un rischio che in autunno si debba riprendere la strada delle misure restrittive, nonostante il successo della campagna vaccinale di cui le riconosciamo il merito. E vengo allo scenario a medio termine, diciamo al 2023, che in qualche modo ci pone in una prospettiva uguale e contraria. Voglio dire che mentre per il Covid-19 si sta facendo molto per prevenire e meno per curare, nel caso dell'altra infezione europea, l'austerità, si è fatto molto per curare da parte di questo governo, con due decreti sostegni e altre misure che hanno dato sollievo a cittadini e imprese, come lei ha giustamente rivendicato. Tuttavia non è forse altrettanto chiaro che cosa si stia facendo per prevenire, e mi spiego. Nel 2023 verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale e tornerà quindi in vigore il patto di stabilità, che come abbiamo capito non è anche di crescita. Molti, a partire da lei, hanno messo in guardia contro i pericoli del ritorno a uno scenario business as usual. Tutti dicono che occorrono nuove regole per prevenire il soffocamento dell'economia italiana ed europea. Ma onestamente non è ancora del tutto chiaro se ci sia e quale sia la proposta del nostro governo al tavolo della riforma delle regole, l'unica riforma veramente indispensabile, senza la quale tutte le altre sono purtroppo destinate a fallire insabbiandosi nella stagnazione economica. Per
Nessuna riforma delle regole sarà credibile né efficace se non abbandonerà il riferimento al PIL potenziale e all'output gap, la cui distorsione prociclica è ormai comprovata da un'ampia letteratura. La prevenzione, in questo e in altri casi, passa da qui, dall'abbandonare definitivamente regole assurde. Cito per il verbale anche il calendar provisioning, i cui gravissimi limiti abbiamo denunciato per primi, inascoltati. Confidiamo che lei ci stia lavorando. In sintesi, un maggiore equilibrio fra profilassi e terapia ci aiuterebbe in entrambi i casi. Confidiamo in lei perché questo maggiore equilibrio possa prevalere qui e a Bruxelles. Grazie.